Non posso. Sì che puoi. Mamma mia, ragazzi. Oh mio Dio. Forza, ci sei quasi. Fa paura, guardate ragazzi, guardate che roba. Mi vengono i brividi, ve lo giuro, mi vengono i brividi a me che non soffro di sta roba. Ecco, no, questo no. Ma chi è che le ha costruite queste cose poi? Va bene. Sì, ecco, questo forse mi spaventerebbe. No, questo mi spaventerebbe. Pensavo di essere morto. Pensavo di essere morto, ragazzi. Nel senso, pensavo che di aver sbagliato. Sei pronta? Mi dai un minuto? Grazie. Ok. 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 Tutto bene? Ma non mi guardare così, dai. Non lo so. Bella pulita, tra l'altro, la piscina. Il palazzo è questo, ma è la prima volta che vengo qui. Il ponte arriva direttamente dall'altra parte. Non conosco questi piani. Ok, tutto chiaro. Vabbè, me ne voglio rinfrescare. Niente. Andiamo, andiamo, non perdiamo tempo. Vai. Peggio è passato, abbiamo avuto fortuna. Forse non è fortuna. O forse sì. Alcuni lupi credono in Dio. Li ho sentiti pregare. Bene. Oh, mi sono spaventato, dimmi. Beh, io no. Se devo morire, morirò per me. Allora che ci fai qui? Perché sei tornata a prenderci? Rimorso. Cosa? Non ci dovevi niente. Io sentivo il bisogno di aiutarvi. Ebbè, sotto è buona comunque. Proprio molto sotto, però. Ok, saremmo passati di qui, giusto. Oh mio Dio, una palestra. Free wifi. 1, 2, 1, 8, 7, 9. 1, 2, 1, 8, 7, 9. Ma c'è anche un... il bancomat. C'è anche una cassaforte. Se c'è anche una cassaforte, direi che potrebbe non essere la scelta giusta quella di mettere come password della cassaforte quella del wifi. No, così. Vabbè. Mi sto perdendo qualcosa? Sono due pesi, Abby, da dove ci siamo? Boh, andiamo. Di qua si va? Ma dai! Ma dai! Quindi, 1, 2, 1, 8, 7, 9. Olè. Ha funzionato. Non ci voleva. Ma non c'è molta roba, effettivamente. Ci sta. L'accetto. Un altro? No. Niente. Vabbè. Perfetto, bene. Cosa dici, Lev? Proseguiamo? Di qua? Per le scale? No, è chiuso.
dobbiamo scendere da qui. Ah, è aperto. L'ospedale è vicino. Dobbiamo solo arrivare. Salve. È solo un cadavere. Uno dei tuoi? No, guarda i vestiti. Tieni. È buio qua giù. Ah, ecco come funziona. Oilà. Seb, Victor e Irena sono morti. Avery e Mali dispersi, e io ho ricevuto un bel morso. Il nido era più grande del previsto. Ho provato a farli saltare in aria, ma i dannati detonatori erano difettosi. Se avrei scommesso che l'incompetenza della Fedra mi avrebbe ucciso. Quindi... Lev, ci sono infetti nell'edificio. Scendiamo sempre con l'ascensore, quindi non saprei. Secondo me ci sono infetti nell'edificio. Così a sentimento. Anche perché questi c'hanno... E ci sono pure le spore. Ma Lev ce l'ha una cosa? Una maschera? Oilà. Salve. No, infatti... Mi sembrava molto alto, effettivamente. Spore. La maschera. Ma che maschera? Io non ce l'ho. Non credete nelle maschere antigas? Stavamo scappando. Vediamo che cosa trovo. Stai qui. Indietro. Del tutto. No, 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 occhio che c'è il buco di là, voilà, per favore. Starò bloccato qui. Allora prega per me. Si va. Ok. Maschera, maschera. Allora. Non vedevo l'ora. Allora, qui mi sembra che ci siano solo delle munizioni o cose del genere. Ok. Possiamo tranquillizzarci, almeno in questa ala dell'edificio. Si può aprire questa porticina? No. Bene. Di qua, di certo, merda, non saranno più clementi con me. Merda. Resta fermo lì, ok? Ma chi? Di chi parli, Abby? No, perché ci sono anche quegli stronzi che stanno nascosti, poi ti vengono a prendere. Ah, forse c'è, forse parlava con Lev, non lo so che cacchio stava pensando, non lo so chi stava parlando, sinceramente. Però se ci sono le spore, ragazzi, ci stiamo semplicemente avvicinando, eh. Non si scappa, non si scappa. Apri qua. Prendilo. Possiamo fare? Lo faccio. Ah, forse potevo fare anche un'altra incendiaria. Porca miseria. C'è dell'altro alcol, please. Spaventa. Mascherozzo. Mascherozzo. E munizie. Finalmente. Rotta. Se proprio devi morire, non rompere la maschera. Idiota. Non ha tutti i torti, eh.
Che ansietta. Bene. Ok, noi siamo arrivati di qua. Possiamo proseguire. Qui ci siamo già stati. Oh, io a volte mi perdo. Salve. Ecco cosa genera le spore. Buoni sti pezzi. Vai. Raccatta. C'è altro prima di prendere la maschera? Sembra di no. Vai. Prendi su. Sembra integra. Sembra a posto. Bene. Mamma mia. Torniamo da Lev. Oh, cazzo. E infatti ci sono i figli di... Ci sono quelli che si nascondono. Porca puttana, mi sono cacato addosso, ragazzi. Minchia, ma questi sono veramente dei figli di una gran... che cazzo! Oh, mi fanno sti cazzo de urli. Un altro. Oh, mi lasciate qualcosa per terra almeno. Ma poi quanti siete mortacci? Un altro! Boom, boom, boom! Oh. Dove stavate prima? Mortacci vostri, oh. I miei pugnali, dammeli un po'. E dai. Così possiamo raccattare le forbici. Olè. Dai un po'. Annaia. Lev, dimmi che ci sei, per favore. Levigno. Levigna, Levigno. Oh, ma non so come. Ho un regalino. Stringilo un po'. Siamo troppo lenti. La fretta è pericolosa. E non possiamo aiutare tua sorella da morti. A posto. Vai. Andrà bene. Oh, di nuovo di qua? Vedi un modo per scendere? No. Io fino in fondo non sono arrivato, quindi. Cioè, niente, Lev è appena arrivato. Lassù dove, Lev? Ma io questo non l'avevo mica visto. Porco cane. Dammi un po'. Mi ero completamente perso. Bella lì. Bella lì. Scusa Lev, lassù. Lassù dove? Io non ti trovo più. Ah, sei rimasto qui. Mortacci. Vai. Quello è un idrante. Lev, tiriamolo giù. Arrivo.
Ma lo lancio. Via. Ma queste? Porca miseria. Ah, quanto può pesare Nidra? Andiamo? Scendiamo? Ok, io scendo. Sta attenta. Andiamo. Puoi farcela. Scendi un po', vai, 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 giù senza paura. Oh, madonna, guarda le spore che ci sono qui, ragazzi. Oddio mio. Mamma mia. E ora? Segui. Che la corrente sia placida. Che la corrente sia placida. Ma che placida è placida? Cosa vuoi placidare? Oddio, un bigliettino. Mi dica. Avery. Il Black Ray Hotel pullula di infetti, probabilmente quelli fuggiti dall'ospedale. Tu e i tuoi uomini dovete abbattere i supporti dall'interno. Usate gli esplosivi in detonazione dei donatori a distanza. Buona fortuna. Direi che la fortuna non è stata placida. Andiamo. Che la corrente sia placida. Ma... Oddio. Di qua, di qua, di qua. Guarda lì là, guarda lì. Piena, eh. Pieno sto posto, è pieno. Mannaggia la puttana. Porca merda. Ah, lo dico io. Stava crescendo nel muro. E poi si è staccato. Sì. Odio i demoni. Non dirlo. Carica sta pistola, va. Mi piace come nome demone, però. Sti zombie del cacchio. Andiamo. Secondo te quanti piani ci restano da scendere? Non lo so. È un palazzo enorme. Boh, uno che non fa attenzione, secondo me si piglia una rumba qua. Io ho sentito un... Porca miseria. Uno? Vieni qua, vieni qua. Vieni, vieni. Ma tu da dove sei passato esattamente? Mi scusi. Lei è ottima idea prendere questa scorciatoia. Anche se siamo bloccati con questi denti. Ero ironica. Oh. Vabbè, dai, mi sto divertendo io. Più che altro non so... Quanto può durarmi l'arma ancora? Secondo me altre due botte. Oh, vabbè, perché non passi? Ok. Ma cos'è? Ma va. E lancia fiamme. Ma che me stai a dire? Ma da quando? Oh. Il lanciafiamme. Ma che palle però, porco zio. Ma un po' là. Boom. Boom. E via. E dai un po'. Mi state distruggendo l'arma, mi state. Qua ci vuole, là.
Bene. Mi sa che lo dobbiamo provare, vero? Potevamo anche non trovarlo? Oh la peppa, ragazzi. Abbiamo fatto jackpot allora. Non ci voglio credere. Ma che fate? Gratti? Eccolo qua. C'era un altro il pugnale. Ok, lo uso subito. Instant. Mi hai lasciato qualcosa, te? Dammi un po', dammi. Questo sei gratta? Ah, grattati, grattati. Vai tranquillo. Non lo provo adesso il lanciafiamme. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Non ti preoccupa. Non senti altro. No. Tu? No. Beh, è ora di andare. Andiamo, andiamo. Bah. Spero di non essermi perso troppa roba. Qua posso ridere. L'ho sentito. L'ho sentito lo zombie sovrappeso, eh. Dove sta? Ciccio. Ci sta, secondo me non devo usarne troppo. Solo se mi sento troppo in difficoltà. Mi ha lasciato qualcosa però. Mamma mia, ragazzi. Sapete che io lo cambio. Tanto è tempo di poco che si rompe. Modificherò anche questo. Ancora non posso farlo, mi manca del nastro. Che devo fare? Ah, passare di qua. Bene, andiamo, andiamo. Vabbè, è successo, ragazzi, dai. È accaduto, prima o poi doveva accadere. Vai, vai. È una tortura. Lo so. Lo so, carissima. E secondo me ce n'è ancora. Allora, dai, questo è ovvio che... Sapete che non è stata una grande scelta? Non è stata una grande scelta perché mi sono fatta male con il fuoco. Cioè, l'avevo visto, volevo vedere quanto resisteva. Ah, mio, sto posto è veramente, veramente, veramente una merda. Lo posso dire? L'ho detto. Vai, 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 giù, giù, giù. Ok, ci siamo, effettivamente. Madonna, mi stavo per buttare. Mi sono cacato addosso, ragazzi. Sul materasso... Oh, adesso inizio a averne di integratori, eh.
Fammi vedere. 113. Porca boia. Allora, qui ho finito. Movimento da disteso rapido. Però questa cosa qui di creare più pugnali mi gasa. Slancio. Dopo aver aggredito mortalmente un nemico per un breve periodo di tempo, anche il successivo attacco in mischia sarà un'aggressione. Potrebbe starci. Fammo così. E così. Ah, forse si trovava anche qua il lanciafiamme. La fedra, sì. So che tortura le persone. Confermo. Ok. Tu hai mai torturato qualcuno? Lev, pensiamo solo a uscire da qui. Ok, bene così. Tutto a posto, Lev. Sì. E tu? Bravo, Lev. In realtà ho visto giorni migliori. Oh mio Dio, non è ancora finita, ragazzi. Ma che posto è questo? Questo è un inferno. Ok, mi sa che posso migliorare l'arma. Ottimo. Posso fare anche i kit. Allora andiamo di nuovo con i kit. Signori, secondo me qua c'è un bossettino. Ma troppi quanti. Ah, lo si lotta. Vai, 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 senza paura. Senza paura, senza paura. Pigliatene un'altra, va. Oh, sono ancora vivo, porco. Dio, porco. Allora. Quanto duri, porco. Vieni un po'. Vieccia, vieccia. Occhio che esplode. Vabbè, dai. Ce l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto prima. Quel demone è morto. Sì. Puoi dirlo. Andiamo. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Con calma. Il sangue è freddo. Ci vuole calma e sangue freddo. E anche un po' di culo, però. Bisogna anche cercarselo quello, eh. O no? Bene. Allora, grazie per le muni. Lì c'è l'uscita, chiaramente. Giusto un giro veloce per vedere se qualcosa che mi può intrigare. Questo mi intriga ovviamente. Non può non intrigarmi. Però lo posso dire, ragazzi, che
Porca tra... che sfiga. No, stavo dicendo che spettacolo. Quante emozioni, quante emozioni. Quante. Siamo a posto? Direi proprio di sì. Facciamo così. Così possiamo raccattare questo. Olè. Qua si può aprire? No. Bene. Siamo quasi fuori. Adesso cosa dobbiamo scendere dall'ascensore, immagino. Andiamo. Fanculo questo palazzo. Parla bene, Lev, però, eh. Non voglio sentirti dire queste cose. Non sono robe da te. Sempre il rispetto. Porca puttana. Ok, ci siamo. Fammi tornare indietro. E mi sono perso la roba. Ti ringrazio. Ti rimprego. Infatti, vedi un po'. Guarda, guarda, guarda. Dov'erano? Dov'erano? Guarda, guarda. Si stavano nascondendo, eh? Si stavano nascondendo. Andiamo, andiamo. Siamo fuori, Lev. Primo pensiero a caldo. O a freddo, dipende dai punti di vista. Beh, io non scenderei nuovamente. Adesso mi sparo. Vedi quell'ascensore? No. Sì. Dovevamo passare da lì. Niente infetti. Calma, Lev. Non raccontiamo agli altri cosa è successo. Yara non deve saperlo. Sei un bravo fratello. Posso chiederti una cosa? Ok. Ti sei pentito di esserti rasato? I rimpianti non sono permessi. Lev. Ma dovevo scappare subito. Invece ho coinvolto Yara in questa storia. Ora sarebbe a casa a badare a nostra madre. La vostra mamma ha bisogno di cure. Accudire la madre è un nostro dovere. Questo lo posso prendere, un biglietto? No. Ok, dai, ci siamo. Ancora la solita frase. Che ce la ripropongono. È un po' che non trovo dei collezionabili, sinceramente. Siamo? Eh beh, ovviamente. Ora devi aspettarmi qui. Che? No, perché? Perché vogliono ammazzarti. Come vogliono una rivincita a Backgammon. Cos'è il Backgammon? Uso l'ingresso principale. Prendo tutto e torno indietro. Tu aspettami qui, ok? Sì. E insomma...